approfondimenti storici, culturali, archeologici, storico-artistici che l'Associazione Pane Città di Feltre, in collaborazione strettissima con il Museo Diocesano dell'Uno Feltre, ha voluto organizzare per avvicinarci al palio che inaugurerà con la presentazione ufficiale la settimana prossima. E a conclusione di questo ciclo di conferenze abbiamo un ospite illustre che ci verrà poi presentata da Mario Leo Mezzacasa e un tema assolutamente importante per l'attenzione che da sempre cerchiamo di rivolgere anche agli indumenti protagonisti della nostra rievocazione, il tema di questa sera, quindi è il gioiello, è un tema assolutamente interessante che sono contento di poter ascoltare insieme a voi questa sera. Ringrazio la nostra ospite per averci raggiunto nonostante le intemperie e la ringrazio per essere con noi. Grazie e buona serata. Grazie a tutti e buonasera. Io dirò solamente due o tre di parole sulla professoressa Giovanna Baldissi Molli per introdurla a questo racconto che ci attende questa sera. Mi ci vorrebbe un ciclo di conferenze per raccontare gli studi della professoressa, ma mi limiterò ad accennarne alcuni. Giovanna Baldissi ha tenuto la cattedra di storia dell'oreficeria e delle arti applicate a Padova per lunghi anni. Era una studiosa le cui ricerche hanno spaziato davvero in lungo, in largo, in alto e in basso, in una dimensione estremamente ampia che ha toccato un po' tutti i campi di studio e di ricerca, sia del Medioevo che del Rinascimento. Si è occupata di miniatura, di oreficeria a lungo e di tutte quelle arti congeneri che hanno a che fare con gli aspetti più legati alla quotidianità, soprattutto delle classi elevate come il gioiello, ma non di meno negli ultimi anni ha approfondito, vista la sua familiarità con il contesto antoniano della Basilica di Sant'Antonio, anche filoni di indagine legati all'architettura interna del santo, alle vicende di Donatello, al quale ha dedicato anche un bel romanzo, un romanzo storico scritto con una accuratezza e una precisione rara. Una vera e propria ricerca storica in forma di romanzo, forse, più che un romanzo storico. Il gioiello è uno dei temi dove forse, e questo lo dico per mio gusto personale, è riuscita a esprimersi nel modo più alto, forse anche per una sua naturale propensione. Ha dedicato diversi articoli, diversi saggi al tema, affrontandolo davvero da uno spettro variegato di punti di vista, sia quello socioculturale che quello legato più alla tecnica e alla materialità degli oggetti, con degli approfondimenti puntuali su figure importanti della pittura come Lorenzo Lotto. Il gioiello è un vero e proprio universo, perché può essere indagato da un'infinità di prospettive. E è uno strumento, è veramente una chiave di lettura importante per comprendere le società e le culture. A volte viene un po' tralasciato o letto superficialmente come puro ornamento, invece ha a che fare con il decor, cioè con la parte più significante dell'aspetto della persona. Però io non voglio rubare altro tempo e quindi lascio la parola a Giovanna Baldissi e al suo racconto su gioiella. Grazie.
te, se è possibile abbassare un po' la luce qua, ecco, perfetto. Ecco, buonasera anche da parte mia, grazie alla gentilezza con cui mi avete accolto e sono molto contenta di passare un po' di tempo con voi in questa sala che ci dice già qualche cosa di particolare. Questo non era un posto per tutti, perché il modo in cui è ornata l'esibizione degli stemmi, quindi l'autorappresentazione di sé, che qui il committente ha voluto, ci parla già di un tema che noi toccheremo molto in questa chiacchierata. Cioè, cos'è il gioiello? Il gioiello certo è una specie di tatuaggio mobile che si porta addosso e che è portatore di una serie di significati, che non va però isolato da un contesto in cui si trova, quindi in un sistema vestimentario che comprende vesti, accessori diversi, ma comprende anche la postura, il modo di parlare, il modo di sorridere, di parlare appunto, oppure di stare zitti. Comprende cioè tutto quell'aspetto per cui ciascuno di noi, anche per il solo fatto di uscire di casa e presentarsi in un modo oppure in un altro, dice largamente qualche cosa di noi al resto della comunità. Ecco, il gioiello va collocato e inserito in questo contesto e per commentare proprio queste prime cose su cui cominciamo a ragionare insieme, ho scelto questo ritratto, opera di un bellissimo pittore che qualche volta malamente rientra in quella categoria dei pittori che si chiamano minori. Minori perché magari non sono stati portatori di idee artistiche così innovative che hanno trasformato il modo di fare pittura o scultura o quello che è, ma sono stati degli acuti interpreti, soprattutto attraverso il genere del ritratto, che è un genere che dopo un periodo silente nel Medioevo, nel Rinascimento sale agli onori delle abitazioni di rango. E i ritratti di Bartolomeo Veneto sono intanto molto belli, come questo che vediamo, ma sono anche colmi di cifre da indagare e che non semplice, è facile indagare. In questo personaggio, che probabilmente ritrae veramente una persona, perché la fisionomia è ben individuata, io ho quasi sospetto che sia un ritratto postumo, non so tu Mario cosa pensi, perché mi fa tanto l'effetto di una maschera mortuaria, questa fisionomia così, come dire, inanimata. Ecco, vedete che ci sono dei gioielli di una certa importanza, dunque sì, voi vedete il mouse, e quindi questo, un gioiello da berretto, un gioiello tipico del Rinascimento, maschile, che viene proprio portato sul berretto, qui contraddistinto da una moda che nel Cinquecento si afferma con piena forza. Nel Cinquecento è un secolo piumario, piacciono e incantano le piume. È un gioiello, dopo ne vediamo uno di questo genere, probabilmente in oro, in argento dorato e decorato a smalto. La pittura a smalto significa una decorazione colorata apposta sul metallo, fatta di polvere di vetro, appunto colorata, brevemente esposta al calore del forno, in modo tale che questa polvere di vetro si trasforma in una pellicola lucida e appunto colorata. Ma oltre a questo gioiello, che è un gioiello comunissimo nel Rinascimento, ci sono altre cose che possiamo notare. Per esempio questa catena, non capiamo bene che cosa sostenga, probabilmente un sigillo, un pendaglio, un medaglione, non siamo in grado di dirlo. Vediamo che dopo le mani sembrano messe proprio in modo da esibire questi due anelli, uno con una pietra blu, uno con una pietra rossa. Ci limitiamo a chiamarle così
quando parliamo di pietre dipinte, perché non siamo ovviamente in grado di dire se sono rubini, se sono granati, se sono tormaline, se sono zaffiri, se sono altre pietre di colore blu. Sappiamo che però ormai nel Rinascimento la scala del gusto ha messo al primo posto il diamante, seguito, e da lì, come noi ragazze sappiamo bene, non si è più schiodato, seguito dallo zaffiro, dal rubino e dallo smeraldo. Il Medioevo aveva altri gusti, il Medioevo è un secolo che impazzisce per il colore, tutto deve essere colorato e il diamante è proprio all'ultimo posto. Il prediletto è il rubino, che un po' alla volta viene scalzato dallo zaffiro. Questo ritratto ci dice anche qualche altra cosa, che questo personaggio doveva essere veramente ben piazzato quanto a sostanza economica. È vestito con vesti abbondanti che richiedono impiego di stoffa, non è un collo probabilmente in lince, ma è tutto foderato di lince. Il Rinascimento e anche il Medioevo non usano bordi, usano fodere complete. E la cosa più incredibile è questa sopravveste che ha sopra la camicia candida e pieghettata, perché, come vedete, sembra che volutamente sia una specie quasi di pannello di legno, no? Che non segue l'andamento rotondeggiante del torace, ma è come proprio stirato, ma presenta un labirinto, quindi una forma circondata poi dai nodi e quindi con forme veramente allusivi di significati simbolici che noi possiamo immaginare e che noi facciamo fatica a capire proprio perché non sappiamo chi sia questo personaggio raffigurato. Ma ecco che l'insieme vestimentario della persona ci induce tutta una serie di considerazioni. Per esempio, io direi che questo personaggio era un personaggio di letture abbastanza elevate, probabilmente compromesso anche con le riflessioni filosofiche, un po' di sapere esoterico, come insomma andava un po' di moda all'inizio del Cinquecento. Dunque, bellezza e lusso sono due pilastri fondamentali della società rinascimentale, perché l'importante è l'apparenza, l'importante è come ci si mostra in ogni cosa, come mi vesto, che tipo di gioielli ho, cosa mangio, come cammino, che scarpe ho, com'è la mia casa, com'è arredata, in che quartiere abito, come sono i finimenti del mio cavallo, com'è la mia armatura, che libri leggo. È tutto un insieme di cose che ovviamente deve essere allineato su un certo standard. Qui vedete, vi ho mescolato un po' di cose, di cui forse l'attrezzo che ci incuriosisce di più è questo. Questo è un manufatto che oggi nessuno avrebbe più, come dire, idea di usare. È uno sguradenti. Ecco, è uno sguradenti che si portava attaccato a una catenella pendente dalla cintura, o attaccato in qualche modo, perché la cintura, e questo soprattutto nelle donne, serve poi come anello da cui far pendere rosari, profumatoi, ciondoli, una specie di charms, ecco, che invece di essere come lo usiamo noi da polso, diventa proprio da corpo. Questo è un medaglione da berretto del tipo di quello che abbiamo visto prima, questo è un tipico pendaglio veneziano fatto a navicella, dopo dico qualcosa in più, e questo è un anello con un diamante cosiddetto in ponta, perché comincia ad essere tagliato. Per tutto il Medioevo le pietre non sono tagliate, ma sono semplicemente un po' bombate, sgrezzate e affondate
in una montatura che fa vedere solo la parte superiore. Bisogna andare almeno dalla metà del 300 e soprattutto nel Rinascimento per trovare pietre portate più in alto e si incomincia a tagliarle, probabilmente perché il Rinascimento rimette in auge tramite la stampa i trattati di geometria antichi con le forme geometriche e questo suggerisce di cominciare a tagliare, cioè a sfaccettare le gemme in modo che moltiplicando le facce si moltiplicano anche gli effetti di incidenza della luce e quindi di brillantezza. Questo poi è molto bello perché ha una scritta intorno che dice Lorenzo a Lena, quindi un probabile Lorenzo Veneto, appunto per essere Lorenzo, che lo dona alla sua Lena. Vi dicevo che appunto il gioiello è una specie di tatuaggio che può essere anche trasmissibile e soprattutto si dona e anzi a seconda di chi lo dona a chi assume un ulteriore valore perché è il ricordo di qualcuno di importante che lo ha donato e il gioiello marca col suo significato l'appartenenza a una famiglia, a un clan, a un ordine cavalleresco, a un'appartenenza politica di un signore, di una corte e il gioiello infine ha questa caratteristica che i primi distruttori sono stati i proprietari perché cose rotte o non più rispondenti alla sensibilità dell'epoca venivano ovviamente smontate, il metallo prezioso riutilizzato e le gemme e le perle reimpiegate. Quindi quello che noi abbiamo oggi è l'esito di un naufragio di dimensioni apocalittiche e per questo siamo costretti a usare le raffigurazioni pittoriche o scolpite, sempre però con l'avvertenza di chiederci se davvero ciò che il pittore, dirò pittore ma intendo scultore, incisore, miniatore, insomma le diverse forme di rappresentazione, sempre però con la necessità di chiederci se il pittore ha raffigurato qualche cosa che esisteva davvero oppure, come è lecito agli artisti, si è inventato qualche cosa che in realtà non è mai stato fabbricato. Vi ho inserito qui una testa di Sghiratto, un'altra l'avete vista qui, eccola qui, splendida, in cristallo di rocca, cioè questo muso di Mustelide, probabilmente questa è una martora, che finiva appunto dove c'era la testa dell'animale, veniva inserito spesso anche delle cavità dove si metteva dentro della pasta odorosa, qualche cosa di profumato, in modo che servisse appunto per profumare la persona. Ecco, un altro ritratto di Moretto da Brescia, di questo giovane assolutamente sognante, anche questo un personaggio esistito che ha questo spettacolare medaglione, vedete, con San Cristoforo che porta Gesù bambino e intanto per avere un'idea vi mostro una medaglia da berretto realmente esistente del British Museum di Londra che raffigura San Paolo, il momento della conversione di San Paolo con la scritta Durum est tibi contra stimulum calcitrare, che appunto indica la quasi impossibilità di opporsi a un'azione veemente, soprattutto se poi viene da una realtà ultraterrena. Quindi vedete che qui abbiamo impiego di materiale prezioso, abbiamo una raffigurazione che tra l'altro è anche di bellissima qualità, l'uso dello smalto, l'uso della scritta e quindi anche qui sull'uso della scritta potremmo aprire
una riflessione, chi l'ha fatta, perché, chi era, cosa voleva dire, che tipo di segnale era. Quindi diventano codici che per noi sono di difficile comprensione, ma di sicuro per chi, per il proprietario e per chi lo incontrava avevano un significato. Vi mostro questo ritratto di Roger van der Weyden, che forse raffigura Antonio di Borgogna, perché ha il collare con l'ordine del Toson d'Oro. Prima abbiamo appunto detto che spesso potevano essere insegne legate a ordini cavallereschi o a ordinamenti politici, e l'insegna appunto del Toson d'Oro è forse una di quelle che più frequentemente si vede nei ritratti. E dopo abbiamo una serie infinita di ritratti. Questo è un maestro non identificato vicino a Roger van der Weyden, che raffigura questa Maddalena ornata di gioielli in un modo veramente inverosimile, e quello che soprattutto colpisce è questa acconciatura in cui questa specie di fascia bombata ha questi bracciali armillari di metallo prezioso, incisi, cosparsi di perle, e che al centro hanno una ulteriore piastrina con al centro una pietra preziosa. Ecco, guardate soprattutto questa, perché dopo la ritroviamo. Qui direi che il quesito, ma esistevano davvero gioielli così, insomma, la risposta potrebbe essere anche no, non tutti quanti insieme in questo modo. Ma anche se andiamo più dalle nostre parti e guardiamo il Dittico degli Uffizi con i signori di Montefeltro di Piero della Francesca, è anche qui non è che siamo così sicuri che questi gioielli esistessero. Allora, la prima data è 1467, probabilmente è sua, di Federico. La seconda è lei, che viene raffigurata, lei sì, sicuramente è un ritratto postumo, e questa è una maschera mortuaria. D'altro canto ha questo aspetto così assolutamente privo di respiro di vita. Ecco, sono reali questi gioielli qui? Probabilmente no. Ma l'idea di Piero della Francesca è quella di ridurre tutto a una formulazione di stereometria geometrica, per cui che si tratti delle asperità del terreno o si tratti delle asperità del velo che copre i capelli, non c'è differenza, basta che sia tutto ridotto a una riportato a una dimensione di organizzazione spaziale. Questa acconciatura, cosiddetta coda di pony, sappiamo che esisteva. Erano due code che poi venivano arrotolate su se stesse. Vedete che qui c'è ancora la moda pienamente borgognona della rasatura della fronte, e quindi dell'attaccatura dei capelli portata molto indietro con la fronte bombata, ma anche un gioiello portato in questo modo direi che non si trova di frequente. E poi che pietre dovrebbero essere queste? Diamanti? Difficile. Perle in cristallo di rocca? Neppure. Il cristallo di rocca era talmente abbondante e diffuso che non lo avrebbero neanche messo attorno a Battista Sforza. E quindi, come vi dicevo, volta per volta bisogna stare attenti e selezionare bene quando si cerchi di riproporre un sistema vestimentario per le feste medievali attuali. Bisogna stare attenti a chi cosa si sceglie come punto di riferimento. Come si fa a capire se l'esempio che vediamo è veritiero o no? Si fa in questo modo, anzi non si fa come l'immagine questa, che è di un palio medievale coi girasoli arrivati dopo la scoperta dell'America. No, non funziona così. Ma non funziona neanche che due tessitrici, allora
Queste magari erano in pausa perché in quel momento non sfilavano, ma facciamo finta che sia una ripresa di una bottega medioevale. No capelli lunghi, no orecchie scoperte, no questo atteggiamento così disinvolto. Se sei donna, stai dietro, non parli e tieni gli occhi bassi. Quindi in questo senso, dicevo, non è solo gioiello vestito, ma è anche che devi un po' ricalarti tutta nella, e tutto nella mentalità del tempo, perché se no vengono fuori degli stridori clamorosi. Dal Medioevo il Rinascimento porta a uno sviluppo totale quella che noi chiamiamo la concupiscenza degli occhi, cioè la consapevolezza che il bisogno di bellezza è un bisogno primario e che deve toccare tutti gli aspetti della vita umana. È uno di quei bisogni archetipici, cioè che esistono a prescindere dove uno sia nato, in che epoca e sotto quale latitudine. E quindi, e soprattutto nel Rinascimento, ogni aspetto della vita umana deve essere trattato con quelle caratteristiche di bellezza, di armonia, di proporzione, come le leggi che regolano l'intero universo e che sono leggi appunto perfette di sfere celesti che ruotano, che girano. Questa perfezione universale deve rispecchiarsi nei vestiti, nei gioielli, nella casa, nelle armi, in quello che serve per la guerra, in quello che serve per viaggiare. E vi ho messo come commento a questa riflessione questa fontana da tavola, che è un'opera parigina. Tenete presente che Parigi e Venezia sono sempre stati i posti dove si trovava di tutto e anche di più, dove quello che non si trovava altrove si trovava a Venezia, quindi con dei picchi di qualità esecutiva che non avevano pari nel resto d'Europa. Questa fontana da tavola è una cosa grande così, che ha al suo interno una specie di sistema di vasi comunicanti, per cui mettendo dell'acqua queste rotelle giravano. Questi campanelli, che spero riusciate a intravedere, che sono come quelli che si mettono ai gatti, tintinnavano e da qui usciva l'acqua. Quindi era qualche cosa che al centro della tavola rallegrava con la bellezza del materiale, con il suono, con il movimento dell'acqua, e quindi possiamo semplicemente pensare a una tavola regale, perché chi altri poteva permettersi una cosa del genere. Cambiando dimensioni materiali e ambito, vi mostro un camino di una villa in provincia di Verona. Tenete presente che nel Medioevo il camino è un lusso, anzi è un segno di lusso avere il camino in ogni stanza. Nel Rinascimento ormai i camini sono diffusi, ma l'ornamento del camino diventa distintivo della sostanza economica e del gusto che ha il padrone di casa. E quindi queste arti che noi definiamo come congeneri, che detto brevemente è tutto ciò che non è pittura, scultura, architettura, quindi oreficerie, ceramiche per la tavola, libri, vestiti, arredi diversi, sia di uso profano che di uso liturgico. Queste arti congeneri sono sempre state di appannaggio elitario, non sono per tutti, assolutamente no, tanto che vengono indicate anche con il nome di arti suntuarie, da sumptus, che vuol dire spesa, cioè sono cose che costano, sono cose che hanno a che vedere con il lusso. E qui per definire il lusso ci hanno provato sociologi, antropologi, filosofi, storici dell'arte, storici. Cos'è il lusso? Il lusso è tante cose,
desiderio di quello che non posso avere, sogno segreto, qualche cosa di raro, di futile, di capriccioso, ma ci dice qualche cosa di molto interessante anche Mademoiselle Coco Chanel, che dice che il lusso non è l'opposto della povertà, il lusso è l'opposto della volgarità. Ed è esattamente quello che viene teorizzato, come vedremo, anche nel Rinascimento. Il lusso è quella qualità di sapersi porre in ogni circostanza con quella, come dire, naturalezza, nonchalance, garbo, gentilezza, come se dovunque io vengo messa, dovunque mi trovo, è come se quello fosse il mio ambiente naturale di vita. E il lusso è sempre stato un segno di dislivello sociale, anzi serve proprio a marcare l'io posso e tu non puoi. E il lusso poi ha mille volti, come vi dicevo, nel Medioevo il cammino in ogni stanza è un lusso, lo zucchero nel Medioevo è un lusso, le piume nel Rinascimento sono un lusso, l'arredo ligneo nel Medioevo, voi conoscete questo oggetto qui raffigurato, questo meraviglioso oggetto è una saliera, perché il sale è un grande lusso e solo i ricchi e potenti mettono sulla tavola un salino per ciascun commensale, come a dire io sale ne ho quanto ne vuoi, usane quanto ne vuoi, e questa saliera viene fatta da Benvenuto Cellini per il re Francesco I di Francia, questo re amante delle arti, ed oggi è a Vienna perché il re francese Carlo IX a un certo momento la dona all'arciduca Ferdinando II del Tirolo. E come vedete Nettuno e Venere sono come adagiati sulle sponde del mare, ma un oggetto come questo probabilmente è costato molto di più che far affrescare le pareti di una stanza. È sempre difficile fare questo tipo di conti, anzi è impossibile, perché ci mancano troppi dati per il passato. Nelle varie epoche noi non sappiamo quanto costava un chilo di farina, quanto costava l'affitto di un'abitazione di due stanze, quanto guadagnava un operaio, ci mancano questi dati di paragone, per cui abbiamo dati solamente di confronto. Per esempio nel 400 a Padova una dote di 500 ducati è già una gran bella dote, quindi un vestito che costa 70 ducati è un vestito di rango assolutamente primario e solo pochi se lo possono permettere. Quindi, come accennavo prima, l'importante è l'apparenza, perché il sistema vestimentario è sempre stato un indicatore di appartenenza. Dal vestito e da tutto quanto io capisco chi ho di fronte, e era così importante che era normato dalle leggi, le cosiddette leggi suntuarie, che sono state in vigore fino alla fine del Settecento, cioè la moglie di un giudice può portare 6 anelli, la moglie di un tintore ne può portare 3, una può avere tot vestiti di seta e una tot, e questo serviva nelle intenzioni del legislatore a mantenere proprio stabile l'ordine sociale, e sono leggi che non hanno mai funzionato, mai, e ogni 15-20 anni i singoli centri dovevano riaggiornarle, e allora concedevano un anello in più, un bordo di seta un po' più alto, qualche merletto in più, uno scollo, due dita più profondo, aumentavano il numero di fazzoletti che si può distribuire ai funerali, il numero di portate di un banchetto di nozze, perché
gli eventi poi in cui si concentrava lo sfoggio del lusso sono sempre quelli: la nascita, il matrimonio soprattutto e il funerale. C'è un podestà di Padova, quindi un magistrato veneziano che viene a Padova nel 600, che alla fine del suo mandato scrive una relazione e dice che ci sono moltissimi figli, come li chiamavano allora, bastardi, moltissimi illegittimi, e questo perché non si celebrano più matrimoni, e i matrimoni non si celebrano perché le famiglie si indebitano troppo per celebrare, sì, esattamente come adesso, esattamente. E quindi l'idea che in certe circostanze non devi badare a spese, ecco, era così radicata che alla fine non si sposavano perché non c'erano abbastanza denaro, ci si indebitava, si finiva in mano di usurai, insomma erano brutte storie. Certo, una cosa bisogna ricordare sempre, che vestirsi è sempre stato un affare molto serio, e sulla moda non si scherzava proprio un altro neanche un po'. E ho messo, vedete lì in basso, attenzione agli orecchini, perché gli orecchini vengono sdoganati molto molto avanti, molto avanti, bisogna arrivare al 500 inoltrato, e mentre invece nel tardo medioevo orecchie ben coperte, perché, e c'è un motivo perché si riteneva che la concezione divina di Maria fosse avvenuta per aurem, è avvenuta attraverso le orecchie, con le parole dell'angelo. Quindi l'orecchio è una parte che va assolutamente tutelata, preservata, protetta. Se vedete, e non li vedrete, ma se per caso in un qualche affresco vedete orecchini nel Medioevo, probabilmente è una prostituta, oppure potrebbe essere una donna della comunità ebraica. Per quello dico attenzione nel Rinascimento con gli orecchini. Bisogna arrivare a Paolo Veronese, quindi a piena seconda metà del 500, per trovarli. Ecco, e alla luce appunto di quello che abbiamo detto, appunto qui ho messo qualche dipinto di Paolo Veronese e di tutte le sue cene, che sono proprio un display meraviglioso di tutta la bellezza, la ricchezza, l'eleganza, il bel modo di vivere, tutta l'apparenza. Ecco, dopo la sostanza è meno importante in questo momento, ma l'apparenza. E dunque non tutto è per tutti, non tutti possono permettersi le stesse cose, e soprattutto dipende da chi sei relativamente a quello che puoi fare o non fare. Francesco Sansovino nel 1545 scriveva: considerata la qualità del tuo stato, l'entrata, il grado e l'onor della casa, ti vestirai secondo che si ricerca a costumata e ben creata persona, cioè modestamente, fuggendo la pompa, cioè l'esibizione e l'affettazione, poiché lo schietto e puro adornamento del corpo, cioè qualche cosa di misurato e congruo alla circostanza, dà al tuo indizio, fa vedere agli altri, di prudente e saggio, riposato intelletto, secondo l'assioma diffusissimo nel Rinascimento, che quello che è bello per di fuori corrisponde anche a una qualità interiore, per cui se sei ben vestito, ti sai muovere, non sei sbagliato, così di sicuro sei anche uno che ha cervello, giudizio, consiglio, eccetera, eccetera. E come vedete non potrebbe essere più stridente il contrasto tra questa cena in casa di Levi, di Paolo Veronese,
e il Mangia Fagioli di Annibale Carracci. Ci sono una trentina d'anni di differenza tra questi due dipinti, ma c'è assolutamente un abisso tra questi due mondi. Vi dicevo prima come si fa a capire se quello che viene raffigurato ha avuto esistenza oppure no. E beh, si va in quei bellissimi posti che si chiamano archivi e si tirano fuori i documenti e si leggono. Qui vi ho messo qualche esempio. Per esempio, questo è uno speziale di Padova che nell'inventario che viene fatto dopo la morte trovano quattro pezzi di restagno, che è un tipo di tessuto di lusso, di rosso e con fili d'oro, un anello d'oro piccolo con una piccola perla, alcune dindole. Le dindole sono elementi a goccia che venivano fissati agli abiti e quindi oscillavano un po' con l'andamento del corpo. E in una cassa piccola, più di forma rettangolare, e in questa cassa sono state trovate 13 cucchiai d'argento con i bottoni alle estremità e dentro una custodia di cuoio nero. 4 cucchiai d'argento dorato con manici di sezione quadrata, lavorati con una spirale, col manico smaltato e con l'insegna dei Solimani in mezzo. Quindi qui stiamo parlando anche di posate fatte ad hoc, come dire, personalizzate. Già questo, e questo è uno speziale, ci mostra già uno che sapeva vivere bene. Quando a un certo momento questo docente universitario di medicina deve vendere delle sue cose a un Simone di Salomone ebreo, e vende una tunica d'oro con 7 perle, 2 smeraldi, 2 rubini e un diamante, una veste di panno paonazzo, cioè blu tendente al viola, con le maniche nere decorata d'argento, una veste di velluto nero con le maniche di velluto paonazzo con un sorafillo, una specie di ricamo sopra dorato, e via dicendo. Quindi già qui stiamo parlando di abiti e di pezzi di tessuto che servivano a fare questi abiti, con cui si compravano anche case. Non è raro che per comprare case o campi uno desse del denaro e in più una pezza di tessuto di questo tipo, oppure degli anelli d'oro, perché erano comunque beni suntuari che servivano ancora come moneta di scambio. Un altro docente universitario, non è strano che siano così tanti docenti universitari a Padova, e non perché fossero super ricchi, ma perché l'università era il posto dove i padovani potevano guardare occhi negli occhi di odiatissimi veneziani, e l'università è come la Basilica del Santo, era il posto in cui Padova si riconosceva. Si riconosceva nella sua fisionomia, nella sua identità, e non come terraferma battuta da Venezia, e nessuna città della terraferma è stata così battuta come è stata Padova. Dunque, questo Antonio Roselli ha uno fromaglietto, che non c'entra col formaggio, vuol dire fermaglietto, cioè gioiello da spalla, bello, con 4 grosse perle orientali, con 4 balassi, questi sono i rubini spinelli, cioè non rubino corindone, una varietà meno pregiata, dei quali uno è quadrato in tavola, cioè è tagliato piatto, e con un angelo legato in oro pesa 2 once con 30 carati. Vi ho letto questa descrizione perché questa tipologia di gioiello con l'angelo è una tipologia molto nota, che adesso vediamo.
Vi faccio anche però notare questa altra, la cintura Paonazza, perché la cintura è l'elemento fondamentale del costume, sia maschile che femminile, dal Medioevo in avanti, ed è qualche cosa su cui si è sempre accentrato il massimo del lusso. Anche la sposa più modesta il giorno delle nozze poteva non avere niente, ma la cinturina di seta con le estremità d'argento, quelle sì, quelle sì. Ci sono dei negozi che sembrano una specie di emporio per la sposa e si vede bene come il padre della sposa o lo zio, se è morto il padre o il fratello maggiore, va e compra quello che occorre. Allora compra l'imbottita per il letto, un certo numero di tela di cotone per fare le lenzuola, compra magari un cartoccetto di bottoni d'argento che nel 400 non servono ancora tanto per chiudere, servono proprio per decorare le vesti, e compra la cinturina. E gli imprenditori più avveduti poi cominciano a vendere anche i cofani, così oltre al contenuto dei cofani uno compra anche il cofano e non ha più bisogno di fare il giro di altri negozi. Ed eccolo qua il gioiello con l'angelo, eccolo qui, e questo è l'ingrandimento. Questo è un ritratto, ci spostiamo qui in area toscana, di Pietro del Pollaiolo, e questo probabilmente è proprio un tipico gioiello di fidanzamento e di promessa di matrimonio. Penso che riusciate a vedere qui la testina dell'angelo, e abbiamo anche qualche altro esempio in questo, che è un ritratto francamente abbastanza brutto, ma probabilmente era brutta anche lei, anche se non è politicamente corretto dirlo. Lei è Bianca Maria di Filippo Maria Visconti, quindi è la madre del Moro, ed eccola qui col suo gioiello da spalla. La spalla è sempre un punto vestimentario importante che va sottolineato con una passemaneria, con un gioiello, con un fiocco, con qualcosa, ma le spalle sono sempre punti che va bene sottolineare. E poi ci sono i fermaglietti, quelli semplici, ve ne mostro alcuni. Questo è Mantegna, e Mantegna è un pittore che fa veramente gli stessi gioielli che troviamo citati nei documenti. Quindi se vi servono gioielli come erano, siamo ovviamente pieno 400, seconda metà e inizio, primissimi anni del 500, con Mantegna si va sul sicuro. Si va sul sicuro anche con Carpaccio, e allora si va un pochino più avanti. Questo è un altro dipinto di Mantegna, ma guardate dove troviamo anche i fermaglietti. Questo è uno straordinario incunabolo, cioè un libro a stampa stampato prima del 1500. E questo incunabolo, fatto a Venezia, anche se sembra un manoscritto, questo è stampato, è un esemplare di presentazione. Vuol dire che questi editori, all'alba proprio dell'industria della stampa, preparavano questi esemplari così sontuosi e ancora riccamente miniati, anche se erano stampati, e li portavano come campionario per far vedere a potenziali clienti. E questo è un esemplare di presentazione, ma guardate che cosa ha sul bordo, ha una meraviglia proprio degli stessi identici fermaglietti che abbiamo visto nei dipinti di Mantegna. E questa forma un po' ovale, che ha come quegli incavi, è esattamente questa dell'anello di Lorenzo Alena che abbiamo visto prima. Un altro dato che caratterizza il gioiello
sia medievale che rinascimentale, è l'adozione della perla. La perla non è mai protagonista, inframezza, contorna, accompagna, ma non è mai al centro. Al centro ci va la pietra colorata. E infine qui siamo già in un momento dove comincia a essere diffusissimo e ancora di più ricercato l'uso della gemma antica incisa. Ora guardate, l'uso delle gemme antiche incise si trova anche già nel Medioevo, se non c'era altro si metteva quello, ma con quel sistema di riuso molto libero che ha il Medioevo, per cui mi manca qualcosa, ce l'ho antico, boh, prendo, lo metto, mentre invece nel Rinascimento è consapevole, programmatico, ricercato, perché se è antico è classico, è cioè normativo, è di riferimento, è di pregio. Qualche altra cosa che ci è arrivata, queste estremità di cintura. Allora, la cintura originale è questa, è questo pezzetto di tessuto rosso con questa specie di passamaneria in oro, e queste sono le estremità d'argento dorato lavorati a niello con ritratto degli sposi. E questo esemplare di cinturina che si ritiene padovana, perché questi putti sonanti sembrano, insomma, aver respirato la cultura di Donatello a Padova, e quindi potrebbe essere di esecuzione padovana. E qualche volta si può anche provare a prendere quello che si trova negli inventari e a metterlo sopra determinati vestiti, come ho provato a fare io qui, per esempio, con il fermaglietto d'oro, eccolo qui, con tre rubini balasci grandi e tre perle di intorno, oppure con questa investitura paonazza con cassi, cioè con gli incassi di ristagno d'argento e le maniche sopra dorate. Naturalmente siamo in un momento in cui la manica più ampia è, più complicata è, più scomoda è, meglio è. La manica è sempre a parte rispetto all'abito, si monta e si smonta, può essere uguale all'abito ma può essere completamente diversa e viene combinata, e la larghezza e la scomodità, la lunghezza anche fino a terra, sono un modo appunto di dire: io ho bisogno di lavorare, non ne ho. Un messaggio chiarissimo. Alla fine del 400 compaiono altre tipologie di gioielli, per esempio la catena d'oro. La catena nel 400 non si trova qui dalle nostre parti, le catene arrivano dopo, in pieno 500. Per esempio nel 1499, sempre un documento padovano, una piccola catena con un pendente, con un giacinto, che è una certa pietra preziosa, e un diamante in punta, e poi un ventolo, ma de pene de pavon, mica di penne di tacchino, un ventaglio di penne di pavone. E nel 1500, il 12 maggio, in contrada Ponte Molino, muore Angelo Grompo e si fa l'inventario delle cose che lascia. Ha diversa argenteria e ha un par di occhiali, e questo va bene. Gli occhiali li aveva anche Petrarca, nel 300 gli occhiali ci sono, ma cum la cassa d'argento, questa era d'argento. Ora, tenete presente che negli inventari post mortem, che quindi servono per fini ereditari, si mette quello che ha un valore, se no non lo si mette neanche. E poi aveva un collaro da canna. Sì, ma no, quelli che si comprano all'Isola dei Tesori, col cavo e la fibbia e certe lettere lavorà suso. Quindi aveva le estremità d'argento e aveva pure inciso il nome
del suo evidentemente amato animale. Quindi già questo ci dice di un desiderio di ricercatezza che ha fatto un passo in più. E guardate che cosa si ordina. Voi ridete, ma sapete quanto è costato questo? Uno sproposito. E andava a Costantinopoli e viene descritto questo elmo, siamo nel 1535, Costantinopoli è caduta già da quasi un secolo in mano ai turchi, e quindi c'è questo desiderio smodato di questo elmo d'oro pieno di gioie con quattro corone che costano di grandissima valuta, il pennacchio d'oro lavorato eccellentissimamente, quattro rubini, quattro diamanti grandi. I diamanti valgono 10.000 ducati, perle grosse da 12 carati l'una, uno smeraldo lungo e bellissimo, una turchese grande, tutte gioie di gran prezzo. E nel pennacchio va una pena di un animale che sta in aire e vive in aire, vive in aria. Fa pene sottilissime e di vari colori, venuto da India. Si chiama di camaleonte, chissà che animale era, perché i pavoni li conoscevano già, quindi il pavone non era, però era un pennacchio di gran valore. E ancora guardate come è descritta questa rara collana del 400, una collana con 9 bixi. Io non so cosa siano i bixi, penso che siano come i settori, vedete, come questa collana qua, ecco, divisa in settori, con 10 perle grosse per ciascun settore, 8 fermaglietti, 8 rubini balasci, 6 perle per ciascun fermaglietto, con un pendente con 3 perle, eccetera, eccetera. Questa viene ceduta da Prosdocimo Conti, che è un altro docente universitario padovano, per 350 ducati. Probabilmente questo è un prestito a usura, un'usura mascherata, perché l'usura era vietata, ma poi si facevano finte vendite e l'usura prosperava lo stesso. Torniamo a Francesco Sansovino, che ci parla di Venezia nel Rinascimento. Dunque, tutte le abitazioni intanto sono coperte da arazzi, panni di seta, cuoi d'oro, spalliere e altre cose. Le camere hanno letti e mobili tutti dorati, con pitture, con cornici, pavimenti cariche d'oro. Le credenziere hanno porcellana. Tenete presente che la porcellana resta di esclusiva produzione cinese, perché l'Europa non capisce come si fa la porcellana, fino all'inizio del Settecento. Quindi avere porcellana nel Rinascimento voleva dire avere il top del top del top, perché è una cosa rarissima di cui l'Occidente va pazzo. Va pazzo perché non riesce a fare in maiolica quelle cose leggerissime, trasparenti, traslucide, anzi no, trasparenti, traslucide, per cui se io metto dietro le dita vedo le mie dita in controluce, che si possono poi tornire in tutte le forme, colorare in tutti i modi, lo fa solo la Cina, e sono durissime ma fragilissime, quindi quando arrivano purtroppo corrono il rischio di arrivare rotte. E l'Europa prova a fare porcellana, usa marmo macinato, gesso, usa qualsiasi cosa bianco in partenza, ma non capisce qual è il segreto della porcellana. Quindi se Sansovino ci dice avevano tante porcellane, già quello faceva la ricchezza di una casa. E non è persona così miserabile che apra la sua casa
che non abbia casse e mobili di noce, panni verdi, tappeti, peltri, rami, catenelle d'oro, forchette d'argento e anelli, tale è la politia, la raffinatezza, la qualità, il gusto. Ecco, quella cosa insondabile che è il gusto che ha Venezia. Quindi ho messo un po' di immagini perché gli affreschi delle ville venete generalmente danno buone indicazioni. Ecco, si possono prendere ragionando, valutando volta per volta, ma insomma si possono prendere per buone. Marino Cavalli è un ambasciatore e ha il figlio che sta intraprendendo la carriera dell'ambasciatore. Mi sto dilungando? 5 minuti, ok. Allora, andiamo avanti. Che il pubblico non ha il suo. Andiamo avanti. E dà le istruzioni al figlio e gli dice: i vestiti devono essere bellissimi, finissimi, di colori ottimi, come neri, lionati, quella specie di giallo carico, e pavonazzi, e non d'altro colore, pochi velluti, perché lavorando si rovinano subito e non fanno un bel vedere, e poi sono voluminosi, no. Molto meglio rasi, damaschi, taftà, tabì. Le fodere devono essere onoratissime e costose, le fodere di zibellini, di lupo cerviero, che vuol dire lince, insomma, scegliere le pelli con molta oculatezza. E bisogna stare molto attenti, cioè è meglio averne poche, ma che non tante, ma triviali. E tutta una serie di autori, Leo Battista Alberti, Leonardo, Alessandro Piccolomini, Fiorenzuola, Monsignor della Casa, bisognerebbe leggerlo a voce alta, una pagina a scuola, tutte le mattine, perché è proprio il teorizzatore della simmetria, del gusto, della bellezza, contraddistinta dalla convenevole misura. Castiglione dice questo e Monsignor della Casa rincalza con esempi pratici. L'Italia nel 500 è un debacle, non conta nulla sullo scenario europeo, niente però. Il gusto, la raffinatezza, la capacità che ha il gentiluomo italiano, così, quello di, come vi dicevo, saper essere al posto giusto, nel momento giusto, col vestito giusto, con le parole giuste, così, quello non ce l'ha nessuno. Non i tedeschi, che francamente, non i francesi, che sono così, si ficcano addosso qualsiasi cosa, no. Ma l'Italia sì. Quindi questa tradizione di gusto, di bellezza, di saper fare, non è nata adesso qui in Italia, ma era già riconosciuta all'epoca, con poi qualche cosa in più che io trovo estremamente interessante, ma adesso insomma cerco di tirare corto per non abusare della vostra pazienza, con una teorizzazione molto significativa della moda minimalista. Less more non è stato inventato da grandi maison, per esempio Armani negli anni '80, cioè la moda sottrattiva, meno il tubino nero e il gioiello, sei a posto, no, viene già teorizzata nel 500, quando abbiamo gli esempi di grandi personaggi che si presentano a un matrimonio dove tutti spoggiano di tutto, di più, vestiti di nero, con la virtuosa spada d'oro. E tutto cade lì, cade sull'accessorio, perché dovremmo anche riflettere che l'accessorio, come lo chiamiamo noi, o l'ornamento o la decorazione, come lo chiamavano nel 500, non è qualche cosa che c'è o non c'è la stessa cosa, no? Perché sia
ornamento che decorazione hanno un'etimologia estremamente interessante. Decorazione ha a che vedere con decor, ciò che è giusto che ci sia, che è conveniente, che si addice, che sta bene. E ornamento ha la stessa etimologia di ordo, cioè di principio ordinatore. L'ornamento è, come dire, le vele dell'imbarcazione, che non sono l'imbarcazione, però se l'imbarcazione non ha le vele, la cornice di un quadro è definita generalmente l'ornamento, ma è l'ornamento perché completa il quadro. A me piace sempre fare l'esempio dei soffitti di Paolo Veronese a Palazzo Ducale: togliete tutte le incassature d'oro e vedete cosa resta, un depauperamento. E proprio Paolo Veronese, in scenari come questi, dunque, questa tela sono appunto le nozze celeberrime di Cana per San Giorgio, rimaste a Parigi e non più rientrate perché era un problema spostarlo, ma questa tela è grande, un mini appartamento, ecco, adesso non ricordo i metri quadri, ma è veramente un mini appartamento. E vi ho inquadrato questo particolare qui, vedete? Eccolo qua. Perché siamo in un periodo in cui l'oggetto determina il gesto, e con un calice di questo tipo, che è appunto il calice classico di Murano di primo Cinquecento, non è facile bere. Devi avere l'educazione, l'abitudine, è educato il paggetto a dartelo e devi essere educato tu a prenderlo. Quindi è l'oggetto, è il vestito, se è stretto, se è largo, se è pesante, se ti adegui al vestito, perché devi comportarti secondo una certa norma. Allora, tutto quello che noi oggi possiamo definire come lusso e come persona che sa come vivere, per cui potremmo citare parole come noncuranza, agio, dissimulazione, grazia, semplicità apparente, semplicità meglio, accessorio, tocco in più, sicurezza, nonchalance, tutte queste cose qua le dicevano già nel Cinquecento, con altre parole, usavano magari grazia, sprezzatura. La sprezzatura è l'arte di fare con facilità delle cose difficili, ma nascondendo proprio nella naturalezza con cui si fanno la difficoltà, tipo bere da quel calice che abbiamo visto prima. Nascondimento, politezza, bellezza, cortesia, ornamento, decoro, virtù, magnificenza, sono tutte cose già teorizzate nel Cinquecento. Vi parlavo prima del vestito nero e della virtuosa spada. Ecco qui, questo outfit, come si usa a dire adesso, questo outfit, caspita, è bello e si nota, altro che se fa colpo con un imbottito rosa, questo si faceva notare, ma è questo quello che non si dimentica, questa sinfonia di grigi di qualità assolutamente superiore, certo complice la pittura di Raffaello, e vedete che anche Carlo V, l'imperatore, è in questa, certo, questo è un dipinto insomma di un imperatore sulle cui terre, appunto, come diceva lui, non tramonta mai il sole, ma però è assolutamente di una compostezza totale. E finisco allora con questa immagine. Questo è un altro dipinto di Bartolomeo Veneto, vedete, di un personaggio assolutamente composto, molto anche autoconsapevole, sbuca la spada, una spada molto lavorata, e sempre Monsignor Giovanni Dalla Casa diceva questo: ben vestito deve andar ciascuno secondo sua condizione e secondo sua età, e perciò che altrimenti facendo pare che egli sprezzi la gente. È una mancanza di rispetto andare in biblioteca con gli infradito, in canottiera. È
una profonda mancanza di rispetto girare per le strade perché c'è caldo anche a torso nudo. È profondamente da ignoranti e da caffoni. E continua Monsignor Dalla Casa portando questo esempio. E perciò solevano i cittadini di Padova prendersi ad onta, cioè imbufalirsi, quando alcun gentiluomo veneziano, qualche veneziano, andava per la loro città in saio, cioè con la veste da casa, quasi gli fosse avviso d'essere incontato. E questi padovani, di città molto più antica della recentissima Venezia, già grande città romana, già grande comune, già signoria dei Carraresi, si vedevano questi veneziani vestiti almeno peggio, come se dovessero andare dal droghiere sotto casa a prendersi un chilo di zucchero, venire a Padova, e i padovani si irritavano profondamente. Ecco, questo criterio dunque di benessere, di rispetto altrui, di autoconsapevolezza, certo anche di autorappresentanza, so chi sono e te lo faccio capire, ma non te lo faccio pesare, semplicemente ti dico chi sono e contemporaneamente anche ho l'agio, il modo, la sicurezza di rispettare il contesto civile in cui mi muovo. Bene, credo che abbia ancora qualche immagine, la tengo qui con il ritratto di Bartolomeo. Abbiamo ancora 5-10 minuti, per vostra attenzione. Comunque guardate, ecco, queste immagini le avevo messe insieme proprio per riflettere con voi sull'idea di ornamento e di decoro. È estremamente interessante perché le parole ci dicono sempre qualche cosa. E quindi questa idea che l'ornamento non è l'in più, ma è in qualche modo il qualificante, ecco, è il qualificante che quindi va pensato, non arraffato, non messo a casaccio. È un'idea su cui riflettere, io credo, fare assolutamente propria. C'è anche qualcuno che ha teorizzato, oltre alle modalità di comportamento che abbiamo ricordato prima, anche la teorizzazione dell'eccesso etico, che sembra per noi una contraddizione in termini, no? Eppure Giovanni Pontano, in un suo brevissimo trattatello intitolato De Splendore, dice: l'acquisizione di gemme, di perle, di pietre preziose di tutti i tipi reca, così sembra, la fascinazione del loro splendore. E te credo. Ma non è possibile essere splendidi in questo campo, a meno che non si sia straordinariamente ricchi. Non è abbastanza avere poche gemme, pur rare, a meno che non siano invece numerose e di grande varietà, come la porpora e la seta, offrono un maggior prestigio agli indumenti di uno splendido uomo. Così anche le gemme e le pietre preziose rendono ancora più prezioso l'indumento principale o la suppellettile di maggior spicco della casa. E non sono solo i beni che riguardano gli uomini o le donne, ma anche quelli relativi alla religione e all'ornamento delle immagini sacre. Qui entreremmo in un concetto del tutto diverso, e anche questo ha un'origine teorizzata già nel Medioevo, per cui alla divinità io do il meglio del meglio del meglio, non posso dare di meno di quello che il mondo mi offre e che le mani dell'uomo riescono appunto a fare. Ecco, e credo che con questa appunto finisco con questa che è straordinaria. Questo è un affresco anche non tra i più splendidi delle ville venete, di una villa di, diciamo pure, di secondaria importanza, ma l'ho scelta perché c'è un poeta,
poeta, va bene, un poeta, che si chiama Raffaello Gualtierotti, che scrive un epitalamio, cioè un breve componimento, in occasione delle nozze della signora Pellegrina Cappello e dello illustre signor conte Ulisse Bentivogli. Quindi siamo tra Venezia e Bologna, ma insomma un matrimonio di rango, scrivevano i libretti per nozze. E in questo libretto scrive tutto una specie di poema abbastanza illeggibile, ma mi ha colpito questo che cita il casto cinto dal bel seno, cioè non è il seno valorizzato dalla cintura, ma è la cintura che viene valorizzata dal seno. Ecco, e questo mi sembra proprio esemplificativo di questa straordinaria mentalità rinascimentale che ha perseguito ad ogni costo questa ricerca del bello, ma sentito intimamente e vissuto come attitudine che deve essere insieme esteriore, ma che non funziona se non è anche interiore e rende ciascuno di noi un gentiluomo o una gentildonna. Grazie.